Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo stati insieme anche martedì per la nostra consueta diretta dopo l'appuntamento pasquale. Quindi, insomma, ci siamo un po' raccontati quante uova abbiamo mangiato e devo dire che tutti alla fine, insomma, ci avete dato dentro bene, nel senso che avete mangiato un bel po' di uova. Avete fatto anche un buon pranzo di Pasquetta, insomma, con gli amici. C'è chi l'ha dovuto fare a casa perché, insomma, non era proprio bello il tempo, anzi, pioveva. Chi l'ha fatto con gli amici, chi l'ha fatto, ha continuato a farlo con i parenti, così come è successo per Pasqua. Ma la cosa, interessante è stata quella di, dirci: bene, critichiamo sempre l'acquisto delle uova, ma poi in realtà, insomma, siamo quelli che andiamo anche un po' a toglierle, no? Ai nostri figli. Perché? Perché alla fine l'uovo è l'uovo e in qualche modo, insomma, ci riporta anche noi un po' al nostro passato di quando eravamo bambini, perché ne abbiamo ricevuti, perché non ne abbiamo ricevuti, insomma, questo diventa sempre un po' una domanda che si fa, no? Che ci si pone, insomma, se il comportamento è legato anche un po' a come siamo stati da ragazzini. La mia Pasqua, Pasquetta è andata bene, l'ho passata in famiglia, insomma, Pasquetta l'abbiamo passata con gli amici, abbiamo fatto una grigliata. Nonostante il tempo non fosse bellissimo, ma non importa, insomma, l'importante, come si dice, era quello di stare tutti quanti insieme. Così è stato, così ci siamo divertiti. E nel frattempo, che è successo? Beh, è successo che, come molti di voi mi hanno anche detto, da oggi si fa un pochettino di dieta, quindi abbiamo iniziato a parlare anche un po' di quello che sarebbe stato il nostro pranzo di oggi, o comunque come potevamo smaltire, insomma, tutto quello che avevamo mangiato. Da lì avete iniziato a parlare, insomma, chi avrebbe cucinato pesce, chi in qualche modo invece avrebbe portato un po' un panino solamente al tonno perché era al lavoro. Chi come Carla invece adora il panino con la frittata, ma la frittata calda. Questo perché da piccola, insomma, quella fredda non gli è mai piaciuta e adesso è rimasta con questa cosa che se la frittata nel panino c'è, deve essere calda. Ti capisco, Carla. In realtà poi in primavera e estate va bene anche fredda, insomma, non è male, però capisco che queste cose di quello che ci è rimasto un po' inculcato quando eravamo piccole, insomma, ci rimane e ci porta avanti. Chi invece mangiava anche una buona quantità, insomma, di cibo, nonostante avesse mangiato pranzo e cena, ad esempio mega naturista, piova con patate lesse al verde, penne al salmone contrito di erba cipollina, baccalà in bianco con polenta bianca, annaffiato il tutto con ottimo vino bianco. Caspita, questo è un altro pasto di Pasqua e non sola. Poi c'è chi, insomma, ci ha anche detto che in realtà a Pasqua è vero che è andato a festeggiare, magari a fare anche un picnic con amici, ma l'ha dedicato anche un po' a una visita fuori porta, no? Le classiche visite fuori porta. E allora, ad esempio, Gualtiero è andato alle Isole Borromeo, Stresa, Lago Maggiore. E anche lì dicevo, mamma, ho dei bei ricordi e sono posti dove ci vai, ci sei andata magari da giovane e poi dici, ah, ci devo tornare, ma poi alla fine non riesci mai a ritornarci perché hai sempre troppe cose da fare e diventa veramente difficile in qualche modo riuscire a star dietro a tutte le gite e le vacanze. Chi invece appunto è andato invece a Tornavento, dove c'era scenario della valle del fiume Ticino, ma anche chi cercava addirittura di prendersi un po' la tintarella integrale, anche se devo dire la verità, insomma, ieri non faceva proprio tutto questo caldo, se proprio così vogliamo dirla. E poi abbiamo parlato anche di borghi, questi borghi più belli d'Italia che, insomma, vengono sempre un pochettino così, tornano alla ribalta e tra l'altro ci sarà un incontro proprio dei sindaci di questi oltre 250 borghi più belli d'Italia che si ritrovano per firmare anche delle convenzioni, no? Importantissime sia per sostenere il territorio e quindi l'ambiente, magari andandole a visitare in modo più green, anche elettrico, oppure per far conoscere quelli che sono i borghi più belli, anche al turismo. Turismo che tra l'altro dicevamo c'è appena stata Pasqua Pasquetta, in realtà presto ci sarà anche un altro ponte come quello del 25 di aprile e poi il 2 giugno, quindi abbiamo tempo anche andare a visitare, poi ci sono tutte le feste
le vacanze estive, per cui un modo anche per raccontarci un po' i posti dove poter andare a visitare. Tra l'altro anche Simon ci ha detto che in Inghilterra esiste anche questa gara tra borghi, tra villaggi, addirittura si danno dei premi anche per i vicini più gentili. E qui, insomma, ci siamo detti, non lo so se noi riusciremo a vincere questi premi come vicini più gentili, però insomma ci possiamo lavorare, magari nelle piccole cittadine sì, nelle grandi città alle volte non si conosce neanche il vicino che è, no? Di rimpettaio davanti a noi. Per il resto, insomma, queste sono state un po' le cose di cui abbiamo parlato e poi siamo andati ad ascoltare anche un brano interessante come questo di Adamant, 1989, estratto da questo lavoro che si intitola Manners and Physique. Noi ci siamo ascoltati Room at the Top, che era il singolo che insomma è stato più alto in classifica. Guardate, vi faccio vedere anche il retro di copertina che sembra veramente un quadro inglese. Quindi è stata un po' oggi la nostra scoperta anche di questo brano. Poi Depeche, insomma, ha naturalmente dedicato un brano a sua moglie, visto che era a casa con sua moglie, non era al lavoro, quindi si dedicavano un po' di tempo per sé e hanno fatto benissimo. Mi sembra sia stata una cosa azzeccata e noi, per noi è stato un piacere quello anche di effettivamente dedicare un brano. Non sono riuscita a dedicare quello di Raul Casadei, che mi diceva Mega Naturista, che per diciamo così festeggiare insieme in compagnia è bello anche mettere una musica allegra, condivido. L'importante è passarlo in modo spensierato. Per il resto, che dire? Dicevo ai Patreon che insomma ci sarà la ricetta di Pasqua, anche se ormai è passata. E come sempre è stato un piacere avervi con me. Siete stati in tantissimi anche oggi. Io devo di nuovo dedicarmi un po' alla ginnastica per smaltire quello che ho mangiato in questi 2 giorni. Per il resto, beh, ci troveremo nuovamente qui martedì. Magari riuscirò a raccontarvi anche qualche borgo che avevo in passato, insomma, raccontato, ma non vi ho ancora mai fatto vedere. E quindi magari ci sarà anche qualche altro racconto prima della nostra diretta di martedì. Vedremo quale sarà il tema da dare martedì prossimo. Tra l'altro, se non ricordo male, anche Super Falcotec, insomma, tornava dal suo viaggio e avevamo detto che magari ci avrebbe raccontato anche il suo viaggio in Moldavia. Questo è un po' quello che ci siamo detti martedì, quello che abbiamo realizzato, quindi grazie come sempre a voi, un bacio, un abbraccio e statemi bene e fate i bravi. Ciao!